Stazione della Circumvesuviana di Napoli, stamattina un fatto eclatante se non emblematico. Un lavoratore ha deciso di incatenarsi a quella che è uno dei ricordi di un antico sistema di trasporto che un tempo funzionava molto bene, funzionavano anche le amministrazioni. Siamo qui in compagnia di Luigi Cestari, coordinatore controlleria ispettiva. Luigi, cosa la spinge ad incatenarsi? Che è successo? Allora, l'inizio è il 15 maggio 2017, un trasferimento improvviso da parte di questa gentaglia che mi porta da Fuorigrotta, dove ero un operativo. Scusa, spieghi chi è, perché gli ascoltatori non... Io quando parlo dell'azienda, perché poi devono azienda. Sapere loro chi è, perché Perfetto. Il mio dirigente era De Michele Giuseppe. Quindi, allora, quindi si riferisce al gruppo dirigente, perfetto. Gruppo dirigente. Allora mi hanno trasferito qua a non fare niente. Ci sono due denunce dei carabinieri. Sono stato investito da un autobus in servizio, non avevo ufficio, prestavo servizio dentro da Carraturo, con una sede che mi dava Carraturo per farmi riposare un poco, un autobus senza ufficio, per svariati mesi senza ufficio, una volta me lo danno, una volta me lo tolgono, non sanno più qual è il suo ruolo. Qual è il suo ruolo? Il mio ruolo è coordinatore ero coordinatore del trasporto a Fuorigrotta, quindi responsabile di tutti i trasporti a Fuorigrotta. Lei lamenta un'azione di mobbing. Mobbing, io l'ho denunciato per mobbing. Per far capire agli ascoltatori. Li ho denunciati per mobbing e per persecuzione, oltretutto. Mi hanno mandato qua alla controlleria, dove io non facevo niente, senza ufficio, per la strada, non sapevo dove andare. Regolarmente retribuito, chiaramente. Regolarmente retribuito, sì. Quindi sì. Un danno anche all'azienda? Un danno all'azienda, un danno, questo è da Corte dei Conti, ma non sono l'unico, qua ci stanno decine di persone che non fanno niente. Perché loro le hanno tolti. Hanno messo i loro scagnozzi a quei posti, i nomi a uno per uno, glielo dico. Allora quindi non è solo una questione di mobbing, ma lei denuncia anche tutto questa gentaglia mi devono denunciare. Voglio essere denunciato, poi farò io il canterino, gli dirò ci sono i nominativi che hanno portato loro, uno per uno glieli dico. Quindi incarichi clientelari. Ho capito sicuramente. Bene. Sicuramente. Tantissimi. Tantissimi. Perfetto. Io vorrei solo aggiungere una cosa. Una volta Circumvesuviana era un fiore all'occhiello del trasporto regionale, in modo particolare per tutta la fascia dei comuni vesuviani, partendo e arrivando a Napoli. Oggi sembra che la situazione sia molto degradata rispetto a quello che era Circumvesuviana anni fa. Ricordata alle cronache per fatti gravi anche di violenza, oggi il sistema di trasporto fa registrare forti disservizi, ma anche situazioni personali molto molto gravi. Vuole aggiungere qualcosa? Ma che c'è da aggiungere? Una ferrovia che non si sopprimano treni per mancanza di macchinisti, mancanza di capotreni, con un accordo fatto di 150 euro al giorno per una doppia giornata, un capotreno in più, un surplus, 150 euro al giorno. Quindi non l'hanno messo uno spreco di denaro pubblico. Spreco di denaro pubblico, 40 euro al giorno macchinista e capotreno per una doppia giornata, Seppasa, Vesuviana, solo Metro Campania non ha avuto niente. Assunzioni di 30 ingegneri quando mancano macchinisti e capotreni, dovevano essere le prime assunzioni. Oggi pagano decine di milioni di straordinario all'anno e altri soldi sprecati come surplus al personale per farli lavorare. Addirittura si manifesta perché questi 40 euro al giorno sul turno a Fuorigrotta la Seppasa, tutto il personale ha rifiutato le ferie, ha detto ma 1200 euro un mese, ma chi se va in ferie? A settembre, a ottobre. Ma voglio vedere a settembre, a ottobre come giustificheranno questi soldi, perché li hanno
gliel'hanno promesso fino a dicembre. Va benissimo, noi ringraziamo Luigi Cesari per questa sua importante testimonianza, non mancheremo di sentire anche l'altra parte e quindi vi terremo aggiornati. Continuate a seguirci. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrizzano.